Mio suocero abitava a Modane e mio marito, il papà di mia figlia, è nato a Modane. Erano in ferrovia. Sì, e quindi anche i miei cognati, anche un'altra cognata è nata a Modane. E andavano a scuola, alla scuola italiana, ma poi il fascismo li ha fatti ritornare, sono poi andata ad Alessandria perché avevano timore che diventassero troppo francesi, ma si trovavano bene a Modane. E anche loro andavano sempre al Charmé. Io sono andata una volta con mio marito, ma siamo andati su a piedi nel 52, da Modane, mentre prima ero andata allo Charmé, mi pare nel 48-47. Si partiva subito dopo la guerra, si partiva alla sera dell'8 settembre, perché noi a Bilor eravamo sempre un gruppo di ragazzi e ragazze molto molto affiatati, quindi si decideva, una volta andavamo al Tabor, un'altra volta in un altro posto, siamo andati al Cocciamelone e lì abbiamo deciso di andare allo Charmé, però c'erano i lavori di campagna che premevano, quindi bisognava sbrigarsi a fare e veniva anche un mio cugino che parlava italiano e mi diceva: vengo a aiutarti a tremare, e tramà vuol dire mettere dentro il grano, perché così se quando il lavoro era finito ci mettevamo in ordine e si partiva tutti a piedi. Siamo andati due volte, una volta siamo passati dal Frejus, adesso non so più se prima dal Frejus, un'altra volta dall'Arò, sempre tutti insieme e poi si andava là, si dormiva un momento, si aspettava, per la processione c'era la processione Flambeau come fanno a Lourdes e poi si andava a dormire in una grangia e al mattino si andava a messa c'è la fotografia di quella messa nel prato che adesso non c'è più e poi si mangiava tutti insieme e si scendeva a Bardonecchia e riprendevamo il treno felici, magari si passava a prendere qualcosa alla gare. E mi ricordo che una volta volevano farsi dare un bicchiere d'acqua e uno dice: ma è un bichoir. Poi io dico: ma parlate in patois, in vero in patois, le vero in francese. E lì era uno che pensava che il patois fosse, che il piemontese assomigliasse di più al francese, invece il patois assomiglia molto di più al francese. Certo. Invece, riparlami di quell'amica che ti aveva parlato dello Charmaine. Quell'amica era una mia compagna di collegio che abitava a Modane, aveva abitato a Modane per parecchi anni, non so se il papà fosse console a Modane o qualcosa del genere, comunque era una famiglia molto, molto ricca, molto per bene. E ho anche una fotografia di quella ragazza, ma non so più, si chiamava Alma Coda Cap. Io dicevo: che cos'è quel cap? Ah, non lo so perché i paesi. Lei sognava di tornare al Charmé e diceva: io faccio un voto di tornare al Charmé così la Madonna deve aiutarmi ad andare. E io non avevo mai sentito parlare dello Charmé. Sì, ma il parroco ha detto parecchie cose dei bambini che nascevano morti perché si risvegliassero per essere battezzati. Poi qui parla delle varie, ma questo pezzo che ho dice: l'etimologia del nome Charmé non c'è di aiuto. Il canonico Gros, nel suo dizionario etimologico dei toponimi della Savoia, scarta le interpretazioni fantasiose. Il santuario di Notre-Dame-du-Charmé non prende il suo nome dal fascino della Santa Vergine, che è qui venerata, e neppure della bellezza del paesaggio, anche se molto ameno. Il toponimo della Savoia è ricco, ne deriva da chal, da cui char, che è una variante fonetica che significa prateria, pascolo. Questa ipotesi è confermata da due documenti antichi.
Se nel 1401 Savin de Florent, vescovo della Moriana, concede dell'indulgenza a quanti venerano la Vergine delle Praterie, uno dei suoi successori fa la stessa cosa per la Vierge de Chalm nel 1424. Gros conclude giustamente: come gli altri Charmé, quello di Modane indica un pianoro coperto di praterie e di pascoli. L'origine del culto di Notre-Dame du Charmé si perdono nella notte dei tempi ed hanno dato luogo a numerose ipotesi, comuni ad altri luoghi di pellegrinaggio. Quello del Charmé, trovandosi in un luogo di passaggio, si era tentato di farne risalire la fondazione a coloro che hanno introdotto il cristianesimo in Maurienne, e questo fu fatto. Le Madonne nere sono numerose e antiche, anche se non se ne può precisare l'origine. Citiamo tra molti altri santuari che lo ospitano, quello di Loreto in Italia, dove si dice fu trasportata la casa della Vergine, quello di Mian vicino a Chambéry, quello di Puy-en-Velay, quello di Fourvière.